Il giorno di McKinney, naturalmente io sono qua, il giorno di McKinney. No, c'è un intruso, mi sono portato l'assistente oggi, vabbè. Ciao. Il giorno di McKinney, però ne parliamo dopo. Perché? Perché prima parliamo di mercato, perché volevo fare con voi un punto sulla situazione. So che vi spiace, so che non vi va che io parli di mercato, però insomma prendete pazienza, portate pazienza e ascoltatevi. Allora ragazzi, qua la situazione è un pochino complicata per quanto riguarda Suarez e vi spiego il motivo. È una questione di iter burocratico. Il giocatore, come ben sapete, non ha il passaporto comunitario, non lo aveva fatto quando era in Spagna, nonostante potesse farlo perché la moglie è di origini friulane e quindi avrebbe potuto sfruttare la situazione, però è chiaro che non si era posto evidentemente il problema, non si era posta la questione. Adesso lui deve fare il cambio di passaporto. Per fare il cambio di passaporto occorre un esame anche piuttosto difficile da sostenere, comunque piuttosto complicato, e poi c'è tutto un iter burocratico da seguire. Il tutto a prescindere dal fatto di doversi comunque liberare dal Barcellona, ma lì un accordo molto probabilmente si trova. La parte più difficile è proprio quella legata allo sblocco delle pratiche per ottenere il passaporto. Più difficile, non impossibile naturalmente, però ci vorranno dei tempi. Se io pensavo, lo avevo anche detto nel video precedente, o meglio, avevo usato anche il punto interrogativo della verità, che questa fosse una settimana molto importante per la sua situazione, vi posso dire che questa settimana molto difficilmente succederà qualcosa sul fronte Suarez. Molto difficilmente succederà qualcosa sul fronte Suarez. Perché è proprio una questione di tempi che andranno seguiti, e non escludo che si vada anche oltre la prossima settimana. Non lo escludo, non sono qui a dirvi sicuramente si andrà anche oltre la prossima settimana. Dipende dall'esame e da tutto quello che ne segue, perché non è che fai l'esame e ottieni il passaporto in un attimo. C'è il consolato, c'è Roma, c'è tutto un iter da seguire, ok? Fronte Dzeko, praticamente ho molto probabilmente, diciamo così, mollata questa pista, anche perché il giocatore continua ad arrivarmi conferme sul fatto che si sia spazientito di questa attesa, si sia spazientito del fatto che la Juventus abbia anche un po' virato su altri profili e su altri nomi. Lui aveva già trovato un accordo, non significa che ci sono zero possibilità che Dzeko possa arrivare alla Juventus. Vi dico che si è molto complicata la situazione, ok? Molto complicata la situazione su Dzeko. Naturalmente dovere di una società come la Juventus è quella di rimanere ancorati anche a quella pista, non muoversi su una pista sola, ma anche su quella pista, ma lì ci sono complicazioni appunto derivanti dal fatto che lui, diciamo, forse non ha gradito, ecco, di essere stato accostato anche ad altri nomi, di essere stato accostato a Suarez, non a Cavani, sul quale mi sono arrivate ulteriori smentite. Non ci sarebbe nulla sul fronte Cavani se non un semplice sondaggio, nessuna trattativa, nessun rimpallo di cifre, nessun contratto ipotizzato. Situazione Morata. C'è la pista Morata, c'è, quindi dalle deboli smentite io passerei a catalogarle come deboli conferme. Il discorso è piuttosto semplice nella sua complicazione, nel senso che Morata è stato riscattato a 50 milioni, l'Atletico non vuole andare al prestito, questo è quanto ne so io, non vuole andare al prestito, quindi si tratterebbe di un'operazione da perfezionarsi come acquisto, ma come acquisto inteso nel senso di scambio, come voi ben sapete, come vado a ripetervi da tanto tempo, da mesi, non ci saranno operazioni se non con scambio ed eventuale conguaglio. I giocatori da mettere sul piatto sono due sostanzialmente. Bernardeschi che piace all'Atletico, ma Bernardeschi starà fermo altre 3 settimane, o meglio 2 settimane abbondanti. La prima l'ha già più o meno scontata rientrando dopo l'infortunio in nazionale. La seconda alternativa è Douglas Costa, però anche qua ci sarebbero un po' di questioni legate al fatto che diciamo non è ancora stata ammortizzata la spesa per Douglas Costa, quindi inserirlo nello scambio, ve la vendo in maniera molto semplice,
inserirlo in uno scambio con Morata comporterebbe una minusvalenza sull'acquisto di Douglas Costa. Quindi anche qua c'è da trovare la giusta via, il giusto compromesso. Vi ho fatto tre nomi, anzi quattro escludendo Cavani. Per il momento l'attacco della Juve è fermo lì. Questo non significa che non arriverà nessuno alla Juventus. Io continuo, e ve lo dico, ma perché ne sono convinto, ad avere fiducia nell'operato di questa società, a professare entusiasmo per questa nuova avventura. È una questione di tempi. È una questione di tempi, di intoppi e di imprevisti. Intoppi e imprevisti. O imprevisti e probabilità, come nel Monopoli, se non sbaglio sono quelli. Però sono situazioni che si possono verificare nell'ambito di operazioni di mercato. Suarez continua ad essere, o meglio, è ufficialmente il candidato principale a sostituire Gonzalo Higuaín, è il candidato principale, però vi ho prospettato qual è la situazione. Vorrei che in voi ci fosse l'entusiasmo che si è sentito oggi nelle parole di McKinney. Abbiamo assistito alla sua presentazione, vi sto facendo vedere anche qualche immagine, maglia numero 14, superato anche Matuidi numericamente come aveva fatto Arthur con Pjanic, Arthur che ha preso la numero 5 che era di Pjanic. Ragazzo molto semplice, ma molto deciso, molto determinato, molto impegnato nel sociale col Black Lives Matter. Ha detto di aver ricevuto molto sostegno anche in Italia dalla Juventus per essere impegnato in questa battaglia. Si sente un po' ambasciatore del calcio americano e di rimando ambasciatore della Juventus negli Stati Uniti, ma questi sono aspetti dell'uomo. Dal punto di vista tecnico ha confermato di essere un grande recuperatore di palloni, Pirlo lo ha già elogiato durante gli allenamenti, grande recuperatore di palloni, gli piace portare palla da un'area all'altra, dall'area ovviamente difensiva all'area offensiva, è un tenace, un duro, molto deciso, sta vivendo un sogno ma è molto sicuro del fatto suo. Devo dire che l'impressione che mi ha fatto parlando è sicuramente quella di un acquisto che può rivelarsi buono in prospettiva. Certo non mi aspetto di vederlo da subito titolare, ma credo che un suo inserimento graduale ci sarà e soprattutto che potremo vederlo giocare anche con una certa continuità, perché va a ricalcare proprio quelle doti, quelle caratteristiche che Pirlo richiede espressamente al proprio centrocampo. E poi c'è la parte sicuramente, come dire, bambinesca, perché stiamo parlando di un 22enne, che mi ha colpito molto quando ha detto che certi giocatori li utilizzava nella PlayStation e quando va alla continuasse ad allenarsi, specialmente i primi giorni, voleva fare delle foto con lui come se fosse un fan di certi giocatori. E beh, queste sono le belle frasi che ti danno l'idea di quante volte i sogni possono diventare realtà, di quanto un bambino che nasce nel Texas con il padre militare, che si trasferisce in Germania, che vive sentendo parlare di football americano, di baseball, di basket, dice no, io provo a giocare a calcio, e poi a un certo punto dice no, tra calcio e football americano io scelgo il calcio perché mi piace così, e arriva alla Juventus. Quindi voi pensate che a volte in questo mondo di, adesso non voglio tediarvi con certi discorsi, in questo mondo di superficialità e di decadenza dei valori, beh, si trova sempre qualcuno che fa un po' da eccezione, che dà l'esempio di quanto i sogni si possano talvolta realizzare, perché qua veramente c'erano tutti i presupposti perché questo ragazzo non giocasse a pallone e soprattutto potesse arrivare un giorno a prodare in una grande squadra come la Juventus. Ragazzi, credo che non ci sia molto da aggiungere su oggi, non vi preoccupate, nel senso che succederà qualcosa, non in questa settimana, quantomeno sul fronte Suarez, ma resto sempre dell'idea che questa squadra abbia bisogno non di uno ma di due attaccanti. Il secondo continua ad essere possibile, per il secondo continua ad essere possibile, non sicuro, possibile il ritorno alla base di Ken, ovviamente in questo caso con un prestito da ridiscutere poi con eventuale diritto di riscatto il prossimo anno, perché serve, oltre ad un attaccante principale, diciamo così, un attaccante per ruolo, di ruolo, che diciamo così non si arrabbi se parte spesso dalla panchina e se qualche partita la salta. È una questione numerica, è importante avere tanti giocatori a centrocampo, in attacco,
in difesa, anche se in difesa adesso sono tantissimi, nonostante sia andato via Romero, sono sempre 10 i difensori in organico per la Juventus. Chiudo, come sempre, e come vi avevo ricordato a metà del video, dicendovi di avere entusiasmo. Ci aggiungo un po' di pazienza, perché saranno giorni importanti, anche se in questa settimana Suarez, sempre che poi sia lui la scelta definitiva, non arriverà. Questa settimana non arriverà. Ciao ragazzi!